Superbonus del 110%, precisazioni e chiarimenti sulle scadenze, sui termini di scadenza. Ora, le scadenze del superbonus sono una delle poche cose certe. Infatti, non sono praticamente cambiate negli ultimi tempi. L'unica cosa su cui non è stata messa mano, purtroppo, sono i termini di scadenza. Però ho visto che esistono, che ci sono molti dubbi e molte persone, molti iscritti al canale, molte persone che mi contattano sul canale mi chiedono vari chiarimenti diciamo in termini proprio di scadenza del superbonus. Molti mi chiedono se è stata finalmente prorogata la scadenza del 31 dicembre per gli unifamiliari, altri mi chiedono se la scadenza del 31 dicembre per gli unifamiliari si riferisce ai lavori compiuti oppure ai pagamenti, cioè se entro il 31 di dicembre ci si riferisce ai pagamenti che devono essere eseguiti, oppure per quanto riguarda gli edifici condominiali mi si chiede se diciamo, l'aliquota decrescente che ci sarà nel 2024-2025, come viene applicata nel caso in cui i lavori avvengono a cavallo di diversi anni. Quindi ho deciso di fare un video per fare un pochino di chiarezza su come devono essere, diciamo, considerate, come devono essere valutate le scadenze per l'applicazione del superbonus del 110%. Ed inoltre volevo introdurre quello che è un piccolo, diciamo, suggerimento per quanto riguarda gli unifamiliari. Mi chiamo Andrea Ciprian, sono un ingegnere, da oltre 10 anni lavoro nel settore immobiliare, dell'edilizia e dell'urbanistica. Prima di iniziare il video ti chiedo di iscriverti al mio canale YouTube, cliccando sulla campanellina rimarrai aggiornato sull'uscita dei prossimi video. Se vuoi puoi anche decidere di abbonarti al canale cliccando il pulsante qui sotto. Nel link in descrizione trovi tutti i vantaggi riservati agli abbonati, vantaggi che potrebbero esserti particolarmente utili nel caso in cui tu magari stia affrontando la ristrutturazione del tuo appartamento e vuoi beneficiare di uno dei tanti bonus presenti nel mondo dell'edilizia, oppure se stai affrontando una compravendita immobiliare, sia che tu sia il venditore che l'acquirente, e vuoi valutare quelli che sono gli aspetti più importanti dell'immobile in questione. Detto questo, ti chiedo di mettere un bel mi piace, condividere il video e vediamo di che cosa si tratta. Allora, prima cosa importante, purtroppo con l'approvazione del decreto aiuti bis, che ormai è stato votato anche al Senato, non è prevista, non è previsto lo slittamento o una proroga per le unifamiliari. Quindi l'emendamento che era stato presentato per eliminare, diciamo, era stato presentato un emendamento per prorogare le scadenze del superbonus per gli unifamiliari e portarle al 31 dicembre 2023, togliere l'aliquota del 30% dei lavori complessivi entro il 30 settembre, non è stata approvata. Per cui per le unifamiliari i termini di scadenza rimangono sempre quelli, e cioè Superbonus scade il 31 dicembre del 2022 con il vincolo di aver eseguito almeno il 30% dei lavori complessivi entro il 30 settembre. Importante, ma entro il 31 dicembre bisogna aver ultimato i lavori o aver eseguito i pagamenti? Da questo punto di vista la normativa è molto precisa, e cioè il 31 dicembre è il termine ultimo entro cui devono essere eseguiti i pagamenti per lavori per i quali si beneficia del superbonus 110%. Per cui è possibile, se entro il 31 dicembre vengono emesse le fatture e vengono eseguiti i pagamenti, poi i lavori possono terminare anche dopo il 31 dicembre, e da questo punto di vista non è neanche stato fissato un termine ultimo. Ovviamente non è che possono essere eseguiti i pagamenti entro il 31 dicembre e poi i lavori finiti 3 anni dopo, però non è stato fissato un termine diciamo, entro cui i lavori devono essere ultimati. Tra l'altro ci sono state anche diverse discussioni a livello parlamentare e interpelli da parte dell'Agenzia delle Entrate, che ha specificato proprio questo, cioè che il 31 dicembre per le unifamiliari è il termine ultimo entro cui devono essere eseguiti i pagamenti relative ai lavori di riqualificazione energetica o di miglioramento del comportamento sismico delle strutture per i quali si accede al superbonus 110. Ma non devono necessariamente essere finiti in quella data i lavori. Quindi questa è una precisazione che ritengo molto importante, perché mi è stato chiesto da tantissime persone.
Diverso, come sappiamo, è invece il termine di scadenza del superbonus per i condomini o per gli edifici 2-4 unità immobiliari unico proprietario. In questi casi, il superbonus scade il 31 dicembre del 2023 con l'aliquota al 110%. Poi il superbonus continua ancora, diciamo così, tra virgolette, ad esistere anche nel 2024 con un'aliquota ridotta al 70% e il 2025 al 65%. Molti mi chiedono, ma che cosa succede se io inizio un cantiere nel corso del 2023 e poi lo porto a termine nel 2024? Quali sono le aliquote che vado ad applicare, il 110 o il 70%? Si applica l'aliquota dell'anno di riferimento in cui viene eseguito il pagamento, per cui per tutti quei lavori per i quali vengono eseguiti i pagamenti nel corso del 2023 verrà applicata l'aliquota del 110%. Per quanto riguarda invece i lavori che verranno eseguiti nell'anno successivo, nell'anno 2024, verrà applicata l'aliquota valida per quell'anno, quindi il 70%, molto semplice. Questa era un'altra precisazione dovuta perché in molti mi chiedono, mi hanno chiesto proprio di chiarire questo aspetto. Ed infine mi voglio soffermare un pochino sulle unifamiliari. Allora, molti mi scrivono, ma quindi per noi proprietari di unifamiliari non c'è più speranza? Allora, al di là del fatto che non sappiamo, nessuno sa che cosa potrà accadere da qui ai prossimi mesi, quando avverrà l'insediamento di un nuovo governo, potrebbe essere benissimo che il nuovo governo voti e approvi una manovra, un decreto con cui magari viene spostato il termine ultimo per le unifamiliari, però questo è una cosa su cui non ci si può esprimere perché non la sa veramente nessuno. Magari con la votazione del decreto legge aiuti ter, sostegni ter, potrebbe anche essere che avvenga questo spostamento del termine ultimo, però ovviamente questo non può essere neanche ipotizzato allo stato attuale, proprio perché siamo sotto elezioni, bisognerà vedere chi vince le elezioni, si dovrà insediare il governo che poi dovrà prendere le decisioni in tema anche super bonus, ovviamente. Quindi che cosa può fare un proprietario di un edificio unifamiliare? Beh, un proprietario di un edificio unifamiliare che voglia eseguire comunque degli interventi di riqualificazione energetica o di miglioramento del comportamento sismico delle strutture può optare o per utilizzare i cosiddetti bonus minori, quindi ad esempio per la sostituzione di infissi e finestre potrebbe utilizzare l'ecobonus ordinario al 50%, oppure per la coibentazione delle pareti, del tetto, potrebbe utilizzare anche qui, diciamo, l'ecobonus ordinario o il bonus casa. Per gli interventi sull'impianto termico, la sostituzione dell'impianto termico, l'ecobonus al 65%. Quindi questa è sicuramente una strada che può seguire senza alcun tipo di problema e comunque avere un incentivo non indifferente per interventi che comunque vanno a migliorare il proprio immobile da un punto di vista energetico o da un punto di vista sismico. Una soluzione che potrebbe essere, diciamo, valutata qualora ce ne fossero le condizioni, chiaramente, è valutare la possibilità di frazionare l'immobile. Ora, ovviamente questa soluzione non può essere applicata in tutti quanti i casi, però laddove possibile si può pensare di, se magari un immobile particolarmente grande, un immobile fatto in modo tale che è facilmente frazionabile, si può pensare di frazionare l'immobile in più appartamenti, quindi da 2 a 4 appartamenti, e da lì, diciamo, a quel punto non abbiamo più un edificio unifamiliare, ma abbiamo un edificio abbiamo un edificio da 2 a 4 unità immobiliari unico proprietario, per cui si applicano le stesse regole valide a livello condominiale. Quindi il superbonus cade il 31 dicembre del 2023 all'aliquota del 110% e poi 2024-2025 ad aliquote decrescenti. Chiaramente è ovvio, il frazionamento deve essere reale, ma questo lo do per scontato, non può essere un frazionamento fittizio. Quindi bisognerà eseguire un frazionamento. Dopo eseguito il frazionamento si possono eseguire i lavori superbonus. Infatti ricordo che fa fede la situazione dell'immobile diciamo, nel momento iniziale, di inizio lavori. Per cui prima va eseguito il frazionamento e anche qui apro una piccola parentesi.
Spesso mi dicono: ma è sufficiente eseguire il frazionamento al catasto? No, assolutamente no. Ovviamente è importante che la situazione a livello catastale sia corretta, cioè che ci siano le 2-4 unità immobiliari, però il frazionamento è una pratica urbanistica, quindi va prima presentata la pratica in comune, incaricate un tecnico, il tecnico presenta il progetto al comune. Una volta che viene eseguito il progetto e quindi viene fatta la pratica, diciamo, a livello comunale, quindi la situazione a livello urbanistico, dopodiché si fa il frazionamento anche a livello catastale. Dopo che è stato registrato il frazionamento ed è effettivo il frazionamento anche a livello catastale, potete iniziare i lavori per poter riqualificare il vostro immobile da un punto di vista energetico-sismico e beneficiare dell'incentivo 110%. Quando eseguire questo frazionamento? Lo eseguite quando volete, perché il frazionamento a quel punto fa fede alla situazione dell'immobile nel momento in cui l'immobile è frazionato, valgono le stesse regole valide per i condomini, per cui lo potete eseguire anche nel 2023, non dovete più sottostare alla data, alla scadenza del 30 settembre per il 30% dei lavori o del 31 dicembre per l'ultimazione dei lavori. Siete praticamente, vi si applicano le stesse regole che vengono applicate per un condominio, per cui frazionate, ovviamente dovete valutare se in primo luogo se è possibile frazionare. Una volta che avete eseguito il frazionamento al comune e al catasto, potete iniziare i lavori di, diciamo, incentivabili al 110%. Ovviamente dovete fare tutte le vostre valutazioni se vi conviene o meno, perché chiaramente frazionare un immobile ha un costo in termini di progettazione, quindi di incarico, ha un costo a livello di oneri da sostenere, quindi i versamenti che dovrete effettuare al comune, al catasto, ha un costo in termini di lavori che dovrete eseguire, per i quali chiaramente dovete spendere dei soldi, ha un costo in termini di, chiamiamolo così, mantenimento, perché anche a livello, diciamo così, di tassazione, a livello fiscale, avere 2-4 immobili ovviamente ha dei costi superiori che non avere un unico immobile, quindi a livello di Tari piuttosto che di IMU, eccetera, eccetera, eccetera. Però fate le vostre valutazioni, se lo ritenete conveniente, potete utilizzare, potete ancora beneficiare dell'incentivo del 110% frazionando l'immobile, creando quindi più unità immobiliari, da 2 a 4 unità immobiliari, e da lì vi vengono applicate le stesse regole diciamo dei condomini. Ovviamente, ma lo do per scontato, non potete frazionare solo allo scopo di ottenere l'incentivo, quindi è assolutamente diciamo non auspicabile e non consigliabile che voi frazionate, applicate il super bonus e poi dopo rifondete, cioè rifate un unico immobile. Questo assolutamente no. Però se voi decidete, se diciamo l'immobile è particolarmente grosso e è il vostro interesse frazionarlo, lo potete fare tranquillamente. Dall'immobile ne create 2, 3, 4, quelli che volete, e dopo li utilizzate in quel senso, come 2, 3, 4 unità immobiliari, magari locandoli, vendendoli, fate quello che vi pare, però il concetto è questo: potete eseguire, diciamo, ovviamente laddove le condizioni dell'immobile ve lo consentano, anche a livello urbanistico e proprio, diciamo, fattivo dell'immobile, potete eseguire un frazionamento, creare da 2 a 4 unità immobiliari unico proprietario e da lì applicare gli stessi termini di scadenza validi per gli edifici di carattere condominiale. Quindi questa è un'altra possibilità per coloro che vogliono aderire, vogliono ottenere l'incentivo del 110% con un edificio unifamiliare. Ovviamente è sempre possibile che da qui all'insediamento di un nuovo governo, cioè da qui a fine anno, quando si insedierà il nuovo governo, potrebbe anche essere che venga varata una, diciamo, un'estensione, una proroga del super bonus anche per le unifamiliari, e quindi poi questo discorso potrebbe anche essere superato, questo della necessità di frazionare. Però detto questo, questa è una possibilità che potete prendere in considerazione. Se questo video ti è piaciuto, ti chiedo di mettere un mi piace e di condividere il video. Come detto, iscriviti al mio canale YouTube cliccando sulla campanellina, rimarrai aggiornato sull'uscita dei prossimi video. Se vuoi, puoi anche decidere di abbonarti al canale. Ciao!